è lui, il Grioni in partenza. Il cazzino a filicotteri è ispirato al Grioni. Certo, è, anzi, più che ispirato è un tributo al Grioni. È proprio stima completa. Siamo qua sul primo muretto di Coppa Asteria 2023. Alla mia sinistra abbiamo l'immancabile Matteo Grioni, nemico giurato della Popolare. Alla mia destra abbiamo Giorgio, direttamente da, come che hai detto, si chiama il paese? Buccinasco. Buccinasco, niente poppo di meno che... Assente della giornata, AS di Paoninho. Grande assente. Qua sul secondo muro, il credo Calvarian Muro, qualcosa del genere, il muro del Calvario, il muro che poi in realtà è San Pantaleone. Ivan, qual è il rapporto più agile che hai? Non usarlo, ti può servire quelle dopo che sono più in piedi. Andiamo, via! Correre, correre! Uno, due! Uno, due! Siamo qui al Tuscany Trail, giorno 5! La vendetta della Coppa Asteria in quel di Bergamo! Attenzione al confine! Si scavalla dalla provincia degli infami bergamaschi per entrare nella splendida provincia bresciana, attraversando il fiume Oglio che scorre impetuoso. Siamo qua in quel di Cavriel, racchiusi tra le mura fortificate delle case che salgono al belvedere. Perché a Coppa Asteria 2023 la pianura non esiste! E usciamo da Sarnico, dal casino, del paese lacustre, risalendo verso... credo andremo a Drara adesso. Questa bellissima via che costeggia il canale. Ed ecco le chiuse dell'Oglio in uscita al lago di Seo. Qui inizia un altro bel muretto, come potete vedere, 500 metri, belli in piedi, e si sale da Drara verso Colle Piano. Questo chapelot di un chilometro che ci conduce a foresto sparso, che è così sparso che non si vede il foresto. Ma che bello in piedi qua. Tac! La pianura non esiste. Coppa Asteria 2023. Traccia del Reca. Signori, questa è la vista da Colle Piano, sul foresto molto sparso. Eccolo, questo è il foresto sparso, là c'è un aereo. Siamo qua sulla ciclabile della Val Travallina, una volta scesi da San Juan delle Purnigole e aver mangiato abbondanti libagioni al ristoro della Popolare. Ora ci attende la triplice salita del Crate, Orcella, Lanzanico
poi l'Altino, ovviamente di metà dislivello, e la Steria è qua, in quel tratto, tutto duro, perché la pianura non esiste. E si sale a Trate, la Gaverina, frazione di Gaverina Terme, questa amena via. Ecco lì davanti a voi le praterie del Colle Gallo, ma noi siamo furbi, invece di andare dritti lì ce ne andiamo sulla destra verso nord fino alla forcella di Ranzanico, così tribuliamo ancora un po'. Eccoci ormai sul crinale, cioè crinale, sul falso piano, un paio di chilometri, anche meno, siamo sulla provinciale della forcella di Bianzan, ma proseguiamo in direzione nord in discesa invece che salire la forcella e andare dritti in Valseriana, perché ci piace andare a prendere la forcella di Ranzanico e mi sa che ci piace anche andare a prendere l'acqua. Letto, no? Procedere con prudenza, probabilmente è tutta sopra il 15, chi lo sa, 3,6 km, 446 di dislivello da fare, questo è il tratto più facile mi sa. Questa è la vista sul lago Dendine, la Val Cavallina, da metà forcella di Ranzanico. Eccoci alla forcella di Ranzanico, piove abbondantemente, però siamo arrivati vicino a un occhio alla discesa. Eccoci, mi stai scendendo dalla Valle Rossa, adesso abbiamo fatto uno strappo di un chilometro al 15 micidiale, mi sono dimenticato di prenderlo, con davanti Dario che aveva puntato per la terza volta, devi andare con la camera d'aria, anzi la carne d'aria che si dice. Il cavallo va din din e niente, andiamo verso il santuario dell'Altino. Pendenze impossibili ne abbiamo. Monte Altino, eccolo qua, ci passo sotto. Eccoci qua, qui si sente dalle campane. Monte Altino, santuario, eccolo qua. La nostra destra è tutta a sinistra, così si vedono le scale. Ecco qua davanti Dario che è già arrivato, eccolo lì. Ecco, finita la salita di Altino, anche l'ultimo strappetto dopo il santuario, dopo la chiesa, questa bellissima faggeta, e 500 metri siamo di nuovo sulla provinciale al Colle Gallo, Madonna dei ciclisti, e poi giù verso la Val Seriana, verso Bergamo. Sai dove vanno? Come la traccia l'ha fatta il Reca, una scarpinata sulle scale in discesa ce l'ha messa dentro, perché siccome lui è simpatico. E per concludere il video, Coppa Steria conclusa, la pianura non esiste.